Ed eccoci tornati in diretta a Ottobiano Motorsport, pronti al via i piloti della Super Sport. In compagnia di Polini Motori siamo pronti a gustarci un altro spettacolo, gara 1 della classe Super Sport, dopo aver visto la Amatori. E qui abbiamo una entry list, anche qui con piloti stranieri, ovvero Matteo Bessar, lo svizzero, tra l'altro vincitore del round precedente, Martin Michael, Luca Koren e Marco Michael, che sono piloti del team sloveno Sinter Racing, e poi il numero 3, Cyril Necht, Ottobiano, che è pronta quindi ad accogliere anche la classe Super Sport. Intanto noi siamo in compagnia con Denis Polini per questa diretta della Super Sport. Abbiamo visto un circuito di Ottobiano rispetto ad alcuni round precedenti, tipo Magione, molto veloce. Qui è molto molto guidato. Cos'è che permette ai piloti di fare la differenza? Ma è il settaggio della moto, gli ammortizzatori, si cambia completamente sistema di settaggi sia del motore e anche specialmente della ciclistica, e poi tanto gas e tanta velocità in più in curva, sicuramente tutto per sfruttare di più l'accelerazione degli scooter. Oggi abbiamo delle temperature elevate, un tasso di umidità elevato, intanto è partito il giro di ricognizione. Quanto influisce l'alta temperatura sulle prestazioni del motore e delle gomme? Allora, influisce tantissimo sulle prestazioni delle gomme, perché come sappiamo benissimo anche nel MotoGP e nei grandi campionati, la gomma quando si scalda deteriora un po' prima, quindi innesca scivolamenti e qualche saltellamento, quindi le velocità diminuiscono un pochettino e si fa più fatica a fare i tempi sul giro che si vorrebbe sempre raggiungere. E quindi oggi diciamo che le temperature sono quelle giuste per mettere in crisi le gomme, e vedremo i piloti come gestiranno la gara. Gara che anche per questa categoria Super Sport si effettuerà sulla distanza dei 10 giri. L'autore della pole position, che vedremo arrivare tra pochissimo su un Yamaha Aerox, è Matteo Bessar, numero 31, che tra l'altro è l'unico pilota in sella a questo mezzo, mentre per gli altri piloti abbiamo visto Yamaha Jogue o Piaggio Zip. Tra poco allora andiamo a vedere la prima fila con Matteo Bessar, numero 31, che arriverà tra pochissimo. Nel frattempo al suo fianco vediamo già pronto il numero 63, ovvero Nicolò Cionna, il numero 30 Gabriele Beghelli. Questa è la prima fila, ecco che arriva anche Matteo Bessar, l'autore della pole position. Seconda fila con il numero 5 Christian Picciallo, il numero 14 Rocco Russo e il numero 75 il pilota sloveno Martin Michael. Terza fila con Marco Lazzoni, numero 15, Luca Koren, numero 74 e il numero 109 Rocco Lucera. E quarta fila con il numero 77 Marco Michael, tra l'altro campione in carica della categoria amatori, approdato a questa nuova classe per lui Super Sport. Al suo fianco Inversini, numero 4, e Franco Carlucci, numero 119. Ma siamo pronti, la massima concentrazione per i piloti della Super Sport, che ora guardano il semaforo dell'Ottobiano Motorsport, e siamo partiti. Matteo Bessar prova a chiudere subito la traiettoria e vediamo il gigante numero 31 in prima posizione. Vediamo anche chi gli si accoda, fasi molto delicate abbiamo visto quelle di partenza, e dovrebbe essere Christian Picciallo, un pilota di esperienza, un pilota che vediamo da molte stagioni qui a Polini Italian Cup, in seconda posizione. Eh sì, è proprio lui, Christian Picciallo. Ecco i piloti che ora arrivano in questa chicane. Bisogna staccare, poi subito cambio di pesi, ci si porta all'interno per curvare a sinistra. Qua una bella staccata in leggera discesa e poi ripartenza a gas spalancato alla ricerca della massima percorrenza di curva per poi tornare sul rettilineo.
E qui vediamo, prima del rettilineo di partenza, una staccata che abbiamo visto in molti casi essere una staccata molto molto decisiva ed importante, soprattutto vissuta anche la scorsa stagione col bagnato, che è stata una bella variabile. Sì, speriamo che che oggi non ci sia nessuna variabile che ci dia il tempo che ci aiuti, perché danno un po' di pioggia verso sera, però il tempo regge. E la variante, l'ultima curva è sempre la curva dove ci si gioca la staccata finale, il rettilineo d'arrivo. Ed è stato così anche per il campionato europeo supermoto, per gli assoluti d'Italia, lo è per le gare internazionali di kart qui all'Ottobiano Motorsport. E intanto abbiamo visto una scivolata, quella del numero 14 Rocco Russo, che occupava la quinta posizione, quindi colpo di scena nella top 5. Infatti i primi quattro piloti ora hanno un discreto margine sul resto del gruppo. Ricordiamo i primi quattro piloti, che sono il numero 31 Mathieu Bessard, che ora si gira a guardare la situazione alle sue spalle, poi la staccatona del numero 5 Christian Picciallo, in terza posizione il numero 63 Nicolò Cionna e in quarta posizione il numero 30 Gabriele Beghelli. Abbiamo visto anche dopo il rettilineo una curva da percorrere alla massima velocità. Andiamo a vedere anche le altre posizioni oltre a Beghelli, perché abbiamo in quinta posizione il numero 15 Marco Lazzoni, sesto Martin Michael, pilota della Slovenia, settima posizione Inversini, ottavo Carlucci, nono Nucera e decimo Marco Michael. Qui corrono due fratelli sloveni del team Sinter Racing, tra l'altro anche loro appassionatissimi e già da parecchi anni tra le fila di Polini Italian Cup, vero Denis? Sì, molti anni che corrono nel nostro campionato e sono dei ragazzi molto simpatici che tengono anche il paddock molto vivo, e quindi ci teniamo a curarli particolarmente. E poi hanno una passione che va al di là di ogni immaginazione. Esatto, perché abbiamo visto sia sloveni che olandesi a volte fanno trasferte che vanno oltre il centro Italia, e quindi parecchi parecchi chilometri, sacrifici, e qui dimostrano la loro passione. Beh, la passione è quello che fa muovere tutto il nostro campionato, perché questi ragazzi corrono solo esclusivamente per la passione, perché al di là che soddisfazioni personali non c'è nient'altro, e c'è solo l'esperienza del meccanico, dell'amico tecnico, del preparatore che gli dà una mano. Sono tutti ragazzi che piace lavorare e andare forte, e qua si sfogano in pista, sono in modo sicuro e si allenano e hanno buon risultato. Esatto, sì, parecchi di loro che vengono anche dal mondo della velocità trovano qui in Polini Italian Cup la maniera di esprimersi e trovare degli avversari di assoluto livello. Eccoli qua intanto Mathieu Bessard, numero 31 sul rettilineo, ha guadagnato metri importanti. Andiamo a vedere il suo tempo sul giro, 1:02.933. Insieme a Nicolò Cionna, che è in seconda posizione, sono gli unici due piloti a scendere sotto il minuto e tre secondi. Questo quando siamo circa a metà gara. Tra l'altro vorrei aprire una piccola parentesi insieme a te, Denis. Vediamo, al comando c'è un Aerox e poi ci sono dei Yamaha Jogue e degli Zip. Come mai lo Zip è stato scelto, me l'hanno chiesto in molti, per svariati anni come il motorino racing? Perché è stato sviluppato così tanto in pista? Come tutti gli scooter hanno caratteristiche diverse, lo Zip ha la sua caratteristica, l'Aerox ne ha un'altra, il Jogue ne ha un'altra, quindi nei primi anni si giocava solo, diciamo, con lo Zip, perché era un campionato quasi monomarca. Alla fine poi oggi ogni pilota cerca di scegliere quello che è più vicino alla propria capacità ed esperienza di guida, quindi c'è chi sceglie lo Zip, chi gli piace il Jog, e quindi oggi è molto più variabile la scelta dello scooter. Infatti in questi ultimi anni abbiamo visto un'inversione di tendenza e l'introduzione di scooter che non eravamo abituati a vedere in pista, e direi per la stazza di Mathieu Bessard, che è questo omone alto 1,90 m, l'Aerox, che
è un, uno scooter abbastanza lungo come telaio, forse meno guidabile rispetto ad altri, per lui forse per la sua caratteristica, la sua corporatura è meglio, è più adatto. Ma diciamo che non è, posso dirlo, non è troppo bello da vedere, però la resa del suo scooter, l'insieme ciclistica, telaio, motore è molto buona, quindi è riuscito a ottenere quello che voleva davanti. E infatti molto molto efficace, lo era stato anche nel round precedente dove comunque si è portato a casa una bella vittoria. Andiamo a vedere nel frattempo un aggiornamento della classifica con sempre lui, Matteo Bessara al comando. In seconda posizione Nicolò Cion, che vediamo inquadrato col numero 63. Terza posizione per il pilota toscano, numero 5, Cristian Picciallo. Quarta posizione per il numero 30, Gabriele Beghelli. Quinta posizione per il numero 15, Marco Lazzoni. E poi andiamo con la pattuglia slovena, Martin Michael, team Sinter Racing, in sesta posizione. Settimo, Davide Inversini. Ottavo, Rocco Nucera. Nono, Marco Michael. E decimo, Luca Coren. Questa è la top 10 con i migliori 10 piloti della classe Supersport. Per chi si fosse appena sintonizzato, classe Supersport, prima manche all'interno di Polini Italian Cup, quarto round di campionato qui in provincia di Pavia, all'Ottobiano Motorsport. Nel frattempo mancano 4 giri al termine, vediamo un buon margine, anzi con questo passaggio sul rettilineo 3 giri al termine, un circuito di 1323 metri e una velocità, abbiamo visto, di percorrenza di circa 1 minuto e 3 secondi per questa classe Supersport, ma poi i tempi andranno certamente abbassandosi con le altre categorie, la 70 Evolution Open e la 100 Big Open. A proposito di 100 Big Open, in un tracciato guidato come quello di Ottobiano, quanto influisce la cubatura, ovvero i cavalli alla ruota? È più favorita la 70 o rimane comunque la 100? Beh, rimane sicuramente la 100 perché i tempi lo dimostrano. Comunque la differenza che si fa nei circuiti molto più veloci, tipo quando siamo stati a Magione o quando andremo poi più in là a Cervesina, è più ridotta, quindi la differenza di tempi sono mezzo secondo, pochi decimi, mentre in altre piste la differenza si fa in secondi. Esatto, quindi abbiamo visto qui le differenze non sono poi così elevate e in effetti la vera differenza la si fa in staccata e nella velocità di percorrenza di curva. Nel frattempo il vantaggio di Matteo Bessara è cresciuto ed è di circa 4 secondi su Nicolò Cionna, che sta comunque amministrando la sua seconda posizione in solitaria. Sempre terzo Cristian Picciallo, che però sta duellando con Gabriele Beghelli, numero 30. Li vediamo lì, questo duo che sta lottando per la terza posizione, e quindi fase finale molto molto calda anche per la Supersport. Oltre ai due piloti in solitaria, ne abbiamo altri due che si stanno giocando il terzo gradino del podio. Nel frattempo passa sul rettilineo Matteo Bessara, numero 31, inizia ufficialmente l'ultimo giro della classe Supersport Polini Italian Cup. Le prime tre posizioni: Bessar, Cion e Picciallo, i numeri 31, 63 e 5. E intanto Beghelli, numero 30, è riuscito a passare Picciallo proprio all'ultimo giro. Si stavano studiando, Denis. Beh, sono due piloti di esperienza, si conoscono molto bene, sono anni che si combattono, quindi penso che Picciallo comunque potrebbe anche rispondere prima della fine del giro. Staremo a vedere, infatti è di nuovo incollato alla ruota posteriore di Beghelli, Cristian Picciallo. Beghelli che vediamo con lo scooter in colorazione rossa, numero 30 sulla sua tabella portanumero, mentre in livrea bianca e giallo fluo il numero 5, Cristian Picciallo. Nel frattempo pronti, vediamo l'arrivo del vincitore dalla Svizzera, Matteo Bessara, vince gara 1 Supersport. La seconda posizione ora di Nicolò Ciolla e l'arrivo in volata, la spunta per la terza posizione, Gabriele Beghelli davanti a Cristian Picciallo. Intanto ti ringrazio, Denis, e ci vedremo dopo. Passo ancora a salutarvi, ciao.
Ciao Dennis, grazie mille. Di nuovo in diretta dall'Ottobiano Motorsport e da Polini Italian Cup, quarto round. Tra pochissimo partirà gara 2 della Super Sport. Piloti che hanno appena concluso il giro di immissione in pista ora vengono schierati e faranno il giro di ricognizione. Come sempre 10 giri e come sempre uomo da battere, lo vediamo in prima fila, sarà Mathieu Bessard. Una prima fila condivisa insieme al numero 63 Nicolò Cionna e al numero 30 Gabriele Beghelli. Questi tre sono stati grandi protagonisti anche di gara 1. Tra poco avremo il giro di ricognizione e poi andremo con lo start di gara 2. Partito ora il giro di ricognizione, nel frattempo qui con me per il commento tecnico Dario Grati. Ciao Dario, ben trovato. Ciao a tutti gli ascoltatori, essere qui è veramente un'emozione perché ci fa vivere questa specialità delle gare in pista con gli scooter, che sono molto spettacolari, entusiasmanti, ricche di colpi di scena e sempre un'emozione giro dopo giro, con capovolgimenti di fronte, coi piloti sempre al comando e altri che rincorrono. E abbiamo visto, tu di spettacolo te ne intendi visto che segui ormai da anni il Mondiale Enduro, sei giornalista e fotografo del Mondiale Enduro, però diciamo anche qui sull'asfalto con questi piccoli ma potentissimi scooter, spettacolo assicurato. Beh, lo spettacolo è assicurato anche perché c'è un'ottima miscela di potenza di questi mezzi preparati in ottimo modo e anche di agonismo puro. Ricordo che la Polini Italian Cup quest'anno è alla sua 13ª edizione e si distingue dalle altre gare in pista con gli scooter perché è aperta a tutti i preparatori, a tutti i produttori di vari parti speciali. Quindi è un vero e proprio campionato italiano di cui la Polini può andare assolutamente fiera. Ed è un campionato organizzato dal Motoclub Bergamo, di cui è nota la sua capacità organizzativa e professionale. E quindi tutti questi ingredienti portano alla massima valenza di questo campionato. Il valore in campo è tangibile sia per i mezzi sia per i piloti, che ora sono pronti al via di gara 2, classe Super Sport. Quindi dopo l'amatori si sale ancora con il livello e si va alla Super Sport. Piloti con lo sguardo al semaforo, Mathieu Bessard scatta benissimo e poi chiude secco a destra, non vuole sorprese alla prima curva. Vediamo, questo è un punto delicatissimo perché poi ci si ricongiunge tutti con vari incroci di traiettorie, però tutto liscio, tutto bene per la ripartenza di gara 2. Andiamo a vedere chi c'è all'inseguimento di Mathieu Bessard, perché al momento non ho visto né Cionna né Beghelli, che sono un po' più attardati. Quindi ora il numero 31 Mathieu Bessard cambia avversari al suo inseguimento, ma ciò che non cambia è che rimane lui davanti. È stato lui il pilota più veloce al via, tra l'altro vincitore anche del round precedente, quindi non facciamo altro che attenderli qui sul rettilineo per aggiornare la classifica e vediamo se in seconda posizione c'è il numero 14 Rocco Russo. Attenzione, confermato Rocco Russo numero 14, che tra l'altro partiva dalla seconda fila. E ora invece vediamo di nuovo nelle posizioni di alta classifica, Dario. Ecco, vorrei sottolineare che qui è da notare la sfida Yamaha contro gli Zip della Piaggio. Bessard è un pilota svizzero, corre con Yamaha. In seconda posizione transitato Russo, che ha un Piaggio Zip, perciò uno scooter plurititolato. E terzo è Beghelli,
che anche lui con un Yamaha Jog. Perciò c'è la sfida Yamaha con motori Minarelli e Piaggio con motore Piaggio. E avevamo visto anche con Denis Polini, responsabile del reparto corse, Polini appunto, che insomma rispetto agli anni passati ora c'è molta più apertura tecnica e diciamo anche mentale, perché le ciclistiche sono differenti ma messe appunto con le parti ottimali e il giusto setting possono essere tremendamente efficaci. Esatto, comunque al termine del secondo giro non è cambiato nulla, guida sempre Bessard davanti a Russo, perciò è al comando uno scooter Yamaha, in seconda posizione un Piaggio Zip e in terza posizione un Yamaha Jog. Perciò vedremo adesso come si evolve questa sfida, anche se vedo che Bessard sta aumentando il proprio vantaggio. Eh sì, sta aumentando il suo vantaggio, infatti il suo passo sul giro è 1:03:196, ma segnaliamo in quarta posizione che il più veloce al giro precedente è stato il numero 30, Gabriele Beghelli, Yamaha Jog, che sta risalendo ora in quarta posizione ma è incollato a Niccolò Cionna, quindi il pilota che aveva il terzo tempo nelle qualifiche di questa mattina sta recuperando. Andiamo a vedere anche le altre posizioni molto rapidamente: quinta posizione Marco Lazzoni, sesta posizione lo sloveno Martin Michael, settima posizione Cristiana Picciallo, ottava posizione Ivan Calce, nono Inversini e decimo Carlucci. Questa è la top 10 della Supersport con Mattia Bessara, che ha un bottino di circa 2 secondi da amministrare su Niccolò Cionna. Niccolò Cionna ormai è lui il pilota in seconda posizione, sorpasso avvenuto su Rocco Russo, abbiamo visto pochi istanti fa il numero 14, quindi è passato in terza posizione. Ora aspettiamoci anche il sorpasso di Gabriele Beghelli, che sicuramente il numero 30 tenterà ancora l'attacco, quindi duelli a non finire. Sì, duelli a non finire, e comunque in questo momento sono 3 scooter Yamaha al comando, seguiti appunto da Russo sul Piaggio Zip. E quindi differenti marche, differenti stili di guida a confronto in questa Supersport, è un buon banco di prova. Tra l'altro davanti l'unico Yamaha Aerox all'interno di questa competizione, un mezzo che Matteo Bessard si è letteralmente cucito addosso, perché anche nel round precedente è stato assoluto protagonista. Intanto noi stiamo attendendo il sorpasso di Gabriele Beghelli, numero 30, che si trova in quarta posizione. Sta studiando l'avversario Rocco Russo, che è stato un po' la sorpresa di questa gara 2, il numero 14, molto molto efficace al via, subito a ridosso di Matteo Bessara. E anche qui abbiamo 10 giri di gara, temperature alte, ma soprattutto una gara da gestire, una distanza non indifferente, 10 giri. Sì, 10 giri, adesso siamo a metà gara, ne mancano 5. Bessar è transitato ancora in prima posizione, dimostrando un ottimo feeling di guida col suo scooter Aerox, e questo conferma la validità della Polini Italian Cup, che ripeto è organizzato ormai da 13 anni dal Motoclub Bergamo e in collaborazione con l'ottimo servizio della Federazione Italiana Cronometristi, che anche qui a Ottoviano ci sta offrendo i propri servizi giro dopo giro. 4 giri al termine, Bessar sempre al comando. Esatto, e parlando proprio di Federazione Italiana Cronometristi, vi ricordo, per chi è appassionatissimo, tecnico, e per chi vuole vedere i tempi giro dopo giro, il sito www.lighttiming.ficr.it/cronopavia, perché oggi con noi ci sono proprio i cronometristi pavesi, essendo noi in provincia di Pavia qui all'Ottobiano Motorsport. Passano sul rettilineo a gas spalancato, si sono un po' distanziati, non riesce quindi il gioco delle scie, ma riesce sicuramente
il tentativo di tirare staccate al limite. L'ordine rimane invariato: Mathieu Bessard, numero 31, davanti a tutti lo svizzero, davanti a Nicolo Cionna, numero 63, che è in seconda posizione. Terza posizione il numero 14, Rocco Russo. Quarta posizione il numero 30, Gabriele Beghelli. E poi ben più distanziati, oltre 3 secondi, abbiamo Lazzoni, Inversini, Calce, Carlucci, Manfrini. E poi di nuovo un pilota straniero con lo sloveno Luca Koren. Anche in questa categoria abbiamo ben 3 piloti sloveni e 2 piloti svizzeri. Quindi grande, grande internazionalità di questa prova di Polini Italian Cup. Sì, anche perché oltre a questi che hai citato tu, Francesco, ci sono 2 olandesi e un inglese che è venuto a correre. Praticamente oggi abbiamo 81 piloti partenti, di cui 10 sono stranieri e partecipano tutti al Montepremi, che a fine gara al Motoclub Bergamo elargisce questi 2000 euro e passa di premi. I piloti possono tornare a casa con la soddisfazione della vittoria delle gare a cui hanno partecipato. E insieme ai piloti stranieri, come spesso accade in Polini Italian Cup, abbiamo anche delle presenze importanti. Abbiamo visto con noi Gianluigi Scalvini, abbiamo visto Gino Borsoi, c'è sempre qualche velocista dalle grandi caratteristiche, da una carriera diciamo in GP, che ogni tanto torna e si sfida qui con gli altri avversari. Sì, anche a Castelletto di Branduzzo un mese fa per la terza prova ha gareggiato un famoso tester del sito moto.it, che ha fatto delle dirette Facebook e anche dei servizi sul sito, Maurizio Vettor, che con ogni probabilità parteciperà anche all'ultima prova del 2 di ottobre sull'altra pista qua vicino, sempre in provincia di Pavia, del Tazio Nuvolari a Cervesina. E quindi non vediamo l'ora di avere nuovi riscontri tecnici da parte dei tester che ci raggiungono qui a Polini Italian Cup. Intanto notizia dell'ultimo momento: inizia a piovere, qualche goccia d'acqua, quindi variabile per questi ultimi 2 giri da tenere in considerazione. Però vediamo Mathieu Bessard, un rapido sguardo alle sue spalle, il vantaggio è cresciuto a 3 secondi e 6 da amministrare e inizia ora l'ultimo giro e quasi al contatto Nicolo Cionna e Rocco Russo. Nicolo Cionna numero 63 che viene attaccato dal numero 14 Rocco Russo e poi Gabriele Beghelli numero 30, sono ancora lì. Questi 3 piloti ci regaleranno emozioni fino all'ultima curva. Andiamo a vedere poi il gruppo di piloti alle loro spalle: c'è Marco Lazzoni che sta resistendo a Davide Inversini, settima posizione per Calce e ottava per Carlucci. Questa è la situazione aggiornata, ci gustiamo l'ultimo giro. Sì, un ultimo giro tiratissimo, vediamo come va a finire questa sfida Yamaha-Piaggio Zip, anche se ormai Bessard ha la vittoria in pugno e solo un suo errore potrebbe privare di una meritatissima prima posizione. Ed eccolo infatti, confermata la vittoria di Mathieu Bessard, per lui doppietta, poi la seconda posizione, taglia il traguardo in monoruota Rocco Russo, che sorprende quindi Nicolò Cionna proprio sul finale, e Nicolò Cionna viene tra l'altro superato anche da Gabriele Beghelli. Quindi podio con Mathieu Bessard, Rocco Russo, Gabriele Beghelli. Io intanto ti ringrazio Dario e ti lascio tornare al tuo lavoro e ci vedremo presto sempre sui nostri campi di gara. Grazie a tutti gli ascoltatori, viva la Polini Italian Cup! Siamo con il vincitore della 70 Super Sport, Mathieu Bessard. Sei tornato alle gare al round precedente e hai vinto e lo hai rifatto oggi, veramente complimenti. Grazie mille, comunque sono veramente contento e anche queste gare sono andate, diciamo, zio Vanga da noi. Sono davvero contento e ringrazio soprattutto il mio preparatore Massimo Tedeschi dell'azienda Tufas, che mi sostiene sempre, e il mio meccanico. Comunque ci vediamo, spero, a Pomposa e
spero riuscire a fare la stessa cosa. Ovvero due fughe in solitaria. Sì, sempre così, mi piace fare le gare così. Alla prossima, ciao! Grazie, ciao!